Buongiorno a tutti, benvenuti in Sala Guariento all'Accademia Galileiana di Scienze e Lettere d'Arti. Come recita l'invito che tutti loro hanno ricevuto, visto, questo è il 14° seminario di tecnologie dell'informazione. A questi 14 vanno aggiunti però altri 14 che li hanno preceduti, che si intitolavano Seminari di Informatica. Ancora una volta, soprattutto a beneficio dei più giovani, mi è caro ricordare che il presidente dell'Accademia che istituì questi seminari, oltre un quarto di secolo fa, era Massimiliano Aloisi, professore di fisiologia. Questo per sottolineare come la ragione stessa di esistere di questa istituzione sia la fertilizzazione incrociata, l'interdisciplinarità. C'è quindi una tradizione molto solida alle nostre spalle, ma indubbiamente quello di oggi è un seminario che, pur nella tradizione, presenta moltissime novità. La prima, che mi ha colto veramente di sorpresa pochi minuti fa, è il fatto che il pubblico ha fatto silenzio spontaneamente, assicuro che non era mai capitato prima. Questa è una testimonianza molto chiara delle aspettative, di cui siamo molto grati. E la seconda novità consiste nel fatto che, a memoria d'uomo, ma credo di non essere smentito nemmeno dai documenti d'archivio, è la prima volta in 28 anni che un unico oratore si fa carico dell'intero seminario. Non è una novità da poco. Ma forse la novità ancora più significativa, almeno per noi, è che il momento iniziale di questo seminario sarà una semplicissima e brevissima, ma non si può che definire cerimonia, nel senso che mi appresto a consegnare al dottor Federico Faggin il diploma di socio onorario di questa Accademia, perché il Consiglio Accademico, a voto unanime, un anno fa circa, deliberò di nominarlo socio onorario e questa è la prima volta in cui ho il piacere di potergli consegnare il diploma. Tutti abbiamo dato per scontato, nel momento in cui fu avanzata la proposta e in cui poi fu votata, abbiamo dato per scontato che sarebbe stato socio onorario della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, ma lo statuto dice che il socio onorario ha diritto di scegliere lui a quale classe vuole appartenere. Visto il titolo del seminario di oggi, comincio ad avere un po' di timori che preferisco optare per stare con i filosofi. Comunque, libertà totale di scelta. Per essere precisi, tutti i nuovi soci, compresi quelli onorari, entrano in carica all'inizio del nuovo anno accademico, che è il 1° novembre, ma siamo sicuri che in questi 2 giorni il neo socio saprà fare un uso molto discreto di questa qualifica. Ciò detto, non occorre che aggiunga altro, il fatto che l'autore del seminario, sì, sia un nostro socio mi esime dal dare lettura del curriculum, perché per definizione i soci sono ben noti in casa loro, in accademia, e peraltro in questo caso è assolutamente vero che non ce n'è bisogno, tutti conoscono tutto a proposito del dottor Faggin e quindi il mio compito è esaurito, salvo 2 cose molto brevi. La prima, prego il pubblico di pazientare se l'illuminazione non favorirà al massimo forse la lettura di quanto viene proiettato. È il meglio che possiamo fare compatibilmente con la videoregistrazione di questo evento che viene effettuato a livello molto professionale, che consentirà anche a tutti i presenti di rivedere poi a distanza di tempo questa che ci aspettiamo sia un'occasione memorabile. La seconda cosa, un brevissimo flash sull'organizzazione. Il seminario consiste in due parti, ci sarà un intervallo fra le due parti dedicato a dibattito. Prego il pubblico di non equivocare, dopo il dibattito, una mezz'oretta circa di dibattito, ci sarà una fase 2. Buon ascolto. Grazie mille, sono onoratissimo di ricevere questa bellissima onorificenza e sono molto contento di essere qui con voi a parlarvi di un soggetto che veramente mi sta a cuore da molti anni, la natura della realtà, in particolare la natura della consapevolezza. La mia presentazione si articolerà in tre parti. La prima parte vi parlerò della natura della realtà, che è informata dalla fisica classica e quindi una visione del mondo che esisteva circa 100 anni fa, alla fine del secolo XIX. La seconda parte è la natura della realtà nella fisica contemporanea, quindi dovuta ai pilastri fondamentali della fisica contemporanea, che è la teoria della relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica, e vi parlerò della visione del mondo che è basata su questa evidenza scientifica. Però manca qualcosa. La natura della vita e soprattutto la natura della consapevolezza non sono assolutamente chiare nemmeno nella fisica contemporanea. Quindi vi parlerò di una nuova ipotesi sulla natura della realtà e che cosa implica questa nuova ipotesi. In particolare, questa nuova ipotesi può aiutare a unificare la realtà interna ed esterna, il mondo della scienza e il mondo della spiritualità. Voglio cominciare con dare una tratteggiare alcune delle idee seminali sulla natura della realtà nella storia umana, partendo addirittura dalle tradizioni spirituali indiane che risalgono a circa 1500 anni prima di Cristo. Sono concetti fondamentali basati sui Veda, dove si fa una distinzione fondamentale tra spirito e materia. Materia inerte, inconscia e temporanea. Lo spirito è quasi equivalente nella visione del di ora alla consapevolezza. Spirito è diviso tra anima o sé individuale e Dio o sé supremo. L'anima è eterna, ma si identifica con la materia ed è intrappolata dall'illusione, che si chiama Maya. L'obiettivo della vita terrena è la liberazione attraverso una varietà di percorsi. Ci sono molte sette, molti modi di vedere, però le idee fondamentali sono queste. Le esperienze di stati di consapevolezza non ordinari, quindi dovuti soprattutto a forme di meditazione, forme di esercizi fisici particolari, yoghe particolari, sono usate come sorgente di informazione sulla natura della realtà. Quindi c'è un esperimento interno invece che un esperimento interno per arrivare a sapere qualcosa sulla natura del mondo. Ci sono moltissime scuole di pensiero e queste idee hanno avuto un'influenza importante e soprattutto sono state conosciute negli ultimi 200-300 anni anche nell'Occidente. L'Occidente naturalmente è stato invece influenzato soprattutto dalla filosofia greca, da cui ci arrivano informazioni a partire dal VI secolo prima di Cristo. In Grecia c'era una religione politeista invece che una religione monoteista, come nei Veda e nelle varie religioni indiane, e consisteva in una serie di storie allegoriche con cui si spiegavano gli eventi del mondo. Quindi il mondo era spiegato sulla base degli dei che facevano questo o quest'altro, quindi proprio storielle. Ecco che la filosofia greca è partita in contrapposizione a questo modo di vedere la realtà, cercando la sorgente delle cose che avvenivano nel mondo nella natura stessa. Quindi la filosofia greca usa la logica per arrivare a conclusioni ragionevoli, però non spinge fino in fondo il metodo sperimentale. Quindi non arriva veramente al punto in cui si fa scienza, però ci arriva molto vicino. C'è un'enorme varietà di idee e di scuole. Naturalmente le prime informazioni risalgono a Talete di Mileto, Anassimandro che era suo scolaro, a Pitagora che ha creato le basi della matematica, e il contributo del pensiero greco è stato incredibile, con moltissimi giganti, Democrito con l'atomismo, il sistema assiomatico di Euclide che praticamente si usa ancora oggi, Socrate, Platone, Aristotele, non si può andare Aristarco di Samo, pochi sanno che ha proposto l'eliocentrismo più di 2000 anni prima di Cristo, quindi che poi è stato dimenticato. Con Archimede i greci arrivano alle soglie del mondo scientifico, però il passo successivo, come sapete, è stato fatto da Galileo 1800 anni dopo, e con Galilei nasce la scienza moderna. Le varie filosofie e la visione del mondo, di cui ce n'erano tanti modi di vedere il mondo, con le filosofie, la filosofia greca lascia il passo al cristianesimo, che crea una visione del mondo basata su un solo Dio creatore, con tre aspetti irriducibili: Padre, Figlio e Spirito Santo, l'etica dei 10 comandamenti e il messaggio di Cristo, un messaggio di amore, e il messaggio che il regno dei cielo è dentro di noi, quindi un invito a cercare una connessione personale con il trascendente. C'è supremazia dello spirito sulla materia e l'adozione del sistema geocentrico che Ptolomeo aveva perfezionato 150 anni dopo Cristo, più o meno, e dove l'umanità è al centro dell'universo. Naturalmente questa visione era al centro della filosofia e della cosmologia del cristianesimo. Copernico nel 1543 pubblica il suo libro in cui offre il sistema eliocentrico, dove l'umanità non è più al centro dell'universo, e questo naturalmente ha creato grandi problemi al cattolicesimo. E Galileo, il quale ha usato il metodo scientifico per verificare il sistema eliocentrico, ha scoperto con l'uso del cannocchiale che c'erano satelliti del pianeta Giove che giravano attorno a Giove, quindi la Terra non poteva essere il centro del mondo dove tutto ruotava attorno alla Terra, e ha usato per la prima volta il metodo scientifico per arrivare a una conclusione che era contraria a quella che erano le idee, diciamo, teoriche del tempo. Galileo ha un merito enorme, perché ha creato veramente, articolato il metodo scientifico, che si basa su tre principi fondamentali. Il primo, che il mondo fisico segue leggi espresse nel linguaggio della matematica. Questa idea risale ancora a Pitagora, che la teoria matematica deve essere verificata dall'esperimento. Questa è un'idea abbastanza nuova, perché allora si credeva più all'autorità che non all'autorità dell'esperimento. E punto fondamentale, che la vera autorità è nella verifica sperimentale, non è nemmeno nella matematica, nella teoria. Galileo è anche il primo scienziato a derivare sperimentalmente una legge fisica che si applica al moto di oggetti sulla Terra. Questo è il moto accelerato, di cui lui fa esperimenti con il piano inclinato, e arriva a una equazione che è l'equazione esatta del moto accelerato. Naturalmente una visione materialista non risolve i problemi dell'anima, i problemi della mente. Cartesio dà una sua sistematizzazione alla cosa, dicendo che la mente e la materia sono sostanze diverse. Identifica la mente con la capacità di pensare, e la sua influenza dura tutt'oggi. Chi è materialista però crede anche nella religione, in realtà accetta la posizione di dualità mente-materia di Cartesio. Newton è la figura gigantesca, diciamo, dopo Galileo, perché porta due o tre passi avanti la fisica e il metodo scientifico concepito da Galileo. Newton estende le leggi che valgono il nostro pianeta anche all'universo, formula la legge di gravitazione universale, stabilisce i tre principi fondamentali della meccanica che erano dovuti a Galileo, però lui li perfeziona amplificando un pochino e articolando l'idea di spazio, tempo, massa, forza, energia, che sono i concetti fondamentali della meccanica, e soprattutto sviluppa la matematica, la prima matematica, calcolo differenziale, necessaria a risolvere i problemi del moto dei pianeti attorno al Sole. Attraverso questo sistema, questa nuova matematica, deriva le leggi empiriche di Keplero, partendo dalla legge di gravitazione universale, e quindi inizia così la fisica teorica e dà un potente esempio di come fare scienza, e con questo crea anche le fondamenta per lo sviluppo tecnologico che segue. Dopo Newton la scienza prende una svolta irreversibile. Nel secolo successivo la ragione e l'individualismo sostituiscono le tradizioni, il metodo scientifico è dichiarato la strada maestra, introspezione e intuizione sono rigettate, si accetta il determinismo e il famoso demonio di Laplace, cioè Laplace dice: se ci fosse un demonio così potente che potesse conoscere tutte le condizioni iniziali di un sistema, del mondo, e che potesse fare i calcoli partendo dalle equazioni della fisica, riuscirebbe a determinare esattamente tutto il futuro, non solo, ma anche il passato, perché queste equazioni sono simmetriche nel tempo, di quello che succede nel mondo. E sulla base di quello che si pensava fosse il mondo, questa era una deduzione corretta. C'era riduzionismo assoluto, un sistema è la somma delle sue parti, e c'era fede assoluta nella logica matematica. La matematica non ha nessuna contraddizione interna, era l'idea fondamentale. La termodinamica e la meccanica statistica sono gioielli del XIX secolo, insieme all'elettromagnetismo. Si scoprono le relazioni che esistono tra energia e lavoro usando variabili macroscopiche come temperatura, pressione, entropia, e si arriva poi a vedere che queste relazioni sono dovute a relazioni meccaniche che la meccanica statistica sviluppa, e quindi anche la termodinamica diventa un capitolo della meccanica. C'è la nozione di proprietà emergente, per esempio la temperatura che si misura è dovuta all'energia media di moto delle particelle che compongono il corpo di cui si misura la temperatura, ed è il trionfo del riduzionismo. L'elettromagnetismo è un capitolo fondamentale che si apre alla fine del XVIII secolo, studiando le proprietà di questi fenomeni che erano veramente esigui. C'era uno strofinava dell'ambra e attraeva dei pezzettini di carta. Questo è tutto quello che si sapeva dell'elettricità. E il magnetismo, c'erano delle rocce che si attraevano, si respingevano. E questo è tutto quello che si conosceva del magnetismo. Le due cose pensavano completamente separate, finché Oersted scopre che elettricità e magnetismo sono collegate. Aveva un filo dove passava una corrente, aveva una bussola lì vicina, e visto che l'ago della bussola si muoveva quando passava la corrente elettrica su questo filo. Faraday è un gigante del pensiero intuitivo, lui non era un matematico, era uno grande sperimentalista, però ha capito che ha sviluppato una nozione che era nuova nella fisica, la nozione di campi di forza. In altre parole, lo spazio, che era considerato vuoto nella visione di Newton, si arricchisce di trame di energie invisibili, e Maxwell usa queste idee intuitive di Faraday per sviluppare la teoria matematica dell'elettromagnetismo, e così si scoprono le onde elettromagnetiche. Prima di allora non si sapeva che esistevano le onde elettromagnetiche, che sono oscillazioni di queste trame di energia del campo elettromagnetico, e oggi le onde elettromagnetiche sono usate dovunque e sono parte della nostra visione del mondo, e risalgono verso gli anni 60, 1865-68. Ecco che il materialismo è un grande trionfo e, secondo il materialismo, il libero arbitrio è un'illusione. Il demonio di Laplace non lascia spazio al libero arbitrio. Se tutto è prevedibile da queste equazioni, dalla conoscenza delle condizioni iniziali, il libero arbitrio è una totale illusione. Quindi la visione del mondo alla fine del XIX secolo consiste in questi punti importanti. Il mondo fisico è tutto ciò che esiste, questo si chiama naturalismo, e la sua esistenza è indipendente dall'osservatore, questo si chiama realismo. La teoria è creata dall'interazione, la realtà, scusate, è creata dall'interazione di atomi nello spazio e nel tempo, e l'osservatore può osservare il mondo senza disturbarlo. Se lo disturba si può calcolare l'ammontare del disturbo e sottrarre dalla realtà. Quindi la realtà è come se uno guardasse un film dove non può interagire più di tanto e non disturba nulla. Spazio e tempo sono indipendenti e assoluti. Ci sono particelle di massa che sono sottoposte all'attrazione universale e altre forze meccaniche, come forze elastiche, per esempio, che si muovono nello spazio e nel tempo. C'è un campo elettromagnetico che influenza ed è influenzato dalle particelle di elettricità, e questa è una cosa un po' nuova perché porta delle idee nuove in questa visione del mondo, e la matematica può dare una descrizione completa e vera della realtà. E questo è il positivismo logico che nel giro di 30 anni viene smantellato. Il demonio di Laplace è semplicemente questa frase: se conosciamo tutte le condizioni iniziali di un sistema, possiamo almeno in linea di principio predire completamente l'evoluzione futura e passata del sistema, e il comportamento di un sistema complesso può essere completamente compreso come somma del comportamento delle sue parti, quindi c'è l'idea, questa è la definizione di riduzionismo. Uno può sempre prendere un sistema complesso, ridurlo in un numero di parti e capirlo attraverso la somma dei comportamenti delle parti. Viviamo in un universo statico e chiuso, dove l'entropia è in continuamento. Nasce anche nell'Ottocento l'evoluzionismo di Darwin, dove l'evoluzione della specie segue il principio di variazione e selezione, e questo viene contestato soprattutto dalle religioni e da molti filosofi. Forte contestazione tra dualismo cartesiano, la natura della mente è diversa dalla natura della materia, e il materialismo che è un monismo che dice che praticamente tutto deriva dalla materia, quindi la mente è ciò che fa il cervello. C'è ottimismo della scienza riguardo alla futura comprensione della vita e della consapevolezza, e questa è una visione molto, molto, diciamo, sicura alla fine del 1800. Il successo del metodo scientifico, come ho detto poco fa, è una falsa sicurezza di conoscere più di quanto si sapesse. Per esempio Lord Kelvin, che era uno dei fisici più famosi, verso la fine dell'Ottocento, dice: non c'è niente di nuovo da scoprire, tutto quello che rimane è fare misure sempre più precise. Quindi l'idea che si sapeva tutto, quindi anche arroganza, e c'è un senso di autocompiacimento, benché alcuni lamentano che c'è qualche anomalia, che però nessuno pensava che minacciasse le fondamenta della fisica. Pochi anni dopo si scatena il putiferio e cambiano tutte le idee della fisica. Molte domande difficili sono o sottovalutate o non prese in considerazione, e c'è un'attitudine semplicista: se non si può misurare non esiste. C'è certezza che il senso fisico basato sulle idee della fisica classica è sufficiente guida per il futuro. Quindi questa conclude, diciamo, la visione del mondo informata dalla fisica classica, e come vedremo praticamente non c'è nessuno di questi elementi che ho descritto che sia sopravvissuto alla fisica contemporanea e ai nuovi esperimenti che hanno portato una visione del mondo completamente diversa, anche se le previsioni delle teorie matematiche, di moltissime delle teorie matematiche, valgono ancora, però valgono ancora soltanto se uno considera dei sistemi un po' particolari. Se uno considera la realtà nella sua totalità, non valgono per niente. L'inizio della fine non è altro che il 1900, dove Planck voleva spiegare la radiazione del corpo nero. Il corpo nero è un corpo portato a una certa temperatura costante e ha un certo comportamento, la radiazione ha un certo comportamento con la frequenza, e la fisica classica dava un comportamento che era assolutamente diverso da quello che si misurava. E Planck, quasi per disperazione, introduce l'idea che gli scambi energetici tra la materia e la radiazione non avvengono in maniera continua, ma avvengano in maniera discreta. E con questa diciamo, assumption riesce a trovare un perfetto accordo tra l'esperimento e la teoria. Non si capiva perché questo piccolo cambiamento potesse raggiungere questo, ma il passo successivo lo fa Einstein, il quale nel 1905 introduce il concetto di fotone come particella di luce per spiegare l'effetto fotoelettrico. Usa gli stessi concetti di Planck e con questo spiega un altro effetto che non era spiegabile con la teoria ondulatoria della luce. Quindi Einstein fa un passo indietro, nel senso che reintroduce l'idea di particella di luce che era stata introdotta originalmente da Newton e che però poi era stata eliminata sulla base di esperimenti di Jung. Un altro passo da gigante viene fatto da Einstein nello stesso anno. Einstein aveva 26 anni, era veramente un prodigio. Introduce la teoria della relatività speciale che postula, postulando la costante della velocità della luce. E postulando la costante della velocità della luce in qualsiasi sistema inerziale, il sistema inerziale era stato introdotto ancora da Galileo, ne consegue che lo spazio e il tempo non sono più indipendenti e non sono nemmeno assoluti, ma sono relativi al moto di ciascun osservatore. Quindi io che mi muovo a una certa velocità rispetto a un'altra persona, il mio tempo è diverso da quello di un'altra persona. Oggi abbiamo orologi atomici che sono così precisi che se io metto un orologio qui e un altro orologio al piano superiore, troviamo che il tempo cambia. I due orologi non segnano lo stesso tempo. In questo caso è dovuto alla relatività generale di Einstein, che spiegherò un po' più avanti. Il che vuol dire che il tempo è relativo all'osservatore. L'osservatore in quel caso è l'orologio stesso. Della natura dell'atomo, che era considerata, l'atomo era per definizione era indivisibile, cioè l'atomo di Democrito era una particella durissima che combinandosi insieme creava tutta la realtà. Ecco che Rutherford nel 1911 scopre che invece l'atomo non è indivisibile, che è fatto di un nucleo molto piccolo attorno a cui c'è una nube, ci sono delle cariche elettriche negative, anche se a quel tempo non si sapeva che gli elettroni esistessero. Bohr spiega la natura quantica delle linee spettroscopiche dell'idrogeno nel 1913 e anche lui usa i principi della emergente fisica quantistica per dimostrare che certe formule, che erano formule empiriche, si potevano derivare da questa teoria semiclassica. La teoria della relatività generale di Einstein è il passo successivo nel 1915, dove determina che la forza gravitazionale non è dovuta veramente a una forza, ma è in realtà la curvatura dello spazio-tempo prodotta dalla presenza di massa, una cosa veramente strabiliante che ci sono voluti decenni prima che fosse assorbita dalla fisica e capita. E oggi si sa che quasi tutte le... praticamente la teoria di Einstein spiega moltissimi dei fenomeni cosmici che non avrebbero mai trovato spiegazione senza di questa teoria. Ed è appunto il fatto che lo spazio, che il tempo è funzione anche di questa curvatura dello spazio-tempo e quindi ecco che un orologio che è più vicino che si trova dove un campo gravitazionale è più forte, rallenta rispetto a un orologio che si trova in uno spazio gravitazionale meno forte. Quindi la differenza dello spazio gravitazionale della Terra tra questa stanza e il piano superiore è piccolissima, però è rilevata addirittura da questi orologi atomici. Nel 1926 Schrödinger estende il principio di minimazione alla fisica quantistica e crea la base matematica della meccanica quantistica. Introduce quelle che si chiamano funzioni d'onda, che sono in sovrapposizione nello spazio complesso, e con esse si può calcolare la probabilità che un sistema si trovi nello stato che queste funzioni rappresentano. È una visione assolutamente diversa dalle equazioni di Newton, per esempio, perché le equazioni di Newton davano come risposta la posizione e il tempo di varie particelle. Le funzioni d'onda invece danno soltanto la probabilità di trovare un sistema in un particolare stato. Quindi alla base della natura non solo c'è granularità, non esiste più uno spazio continuo, un tempo continuo, una materia continua, ma anche c'è indeterminismo. Non è possibile determinare esattamente dove uno misurerà, per esempio, una particella. Il principio di indeterminazione di Heisenberg corona questa struttura che man mano viene creata, e dice che non è possibile misurare due variabili coniugate, per esempio posizione e momento, oppure energia e tempo, o campo elettrico e campo magnetico, con precisione arbitraria, nemmeno in linea di principio. Il che vuol dire che la natura in qualche modo offusca la realtà. Non è possibile che la particella si trovi in un posto preciso e di sapere in che punto si trovi e a che velocità si muove. In realtà non esiste più il concetto di traiettoria. Le particelle esistono in una nube e finché uno non le misura non può sapere nulla di dove siano. Paul Dirac combina il formalismo di Schrödinger con la relatività speciale di Einstein, questo l'anno dopo, e la natura comincia a prendere un aspetto relazionale, perché nessuna variabile di una particella è definita tra interazioni. Le variabili prendono un valore definito solo quando una particella interagisce con un'altra particella. È come se non esistessero nemmeno in questo spazio-tempo. Quando c'è un'interazione appaiono nello spazio-tempo. Infatti Paul Dirac introduce operatori di creazione e di distruzione e si comincia a vedere una realtà che è completamente diversa dalla realtà della fisica informata da Newton. La teoria quantistica elettrodinamica estende la fisica quantistica alle interazioni elettrone e fotone. Questa viene completata circa verso il 1950-51 e poi viene estesa alla forza forte, alla forza elettrodebole, con la teoria quantistica cromodinamica, e il tutto sfocia in quello che si chiama il modello standard della fisica quantistica, che emerge praticamente 30 anni fa. E in questo modello standard, che tra l'altro è stato verificato con la scoperta sperimentale degli Higgs bosons, che era una delle predizioni di questo modello standard recentemente, l'anno scorso, è il modello che va per la maggiore, anche se ha molti problemi. Ci sono 6 quark che sono fortemente interagenti, o interagiscono con la forza forte, ci sono 6 leptoni che sono debolmente interagenti con la forza elettrodebole e la forza elettromagnetica, e le interazioni sono mediate da un altro tipo di particelle che si chiamano bosoni, che sono i portatori delle forze fisiche. Fotoni, per esempio, è il portatore della forza elettromagnetica, gluoni, portatore della forza forte, e così via. E tutto ciò che esiste è spazio-tempo e campi quantistici. Quindi abbiamo uno spazio-tempo che è curvo. In questo spazio-tempo ci sono, in sovrapposizione in questo spazio-tempo ci sono campi quantistici, e questa è la visione della realtà grosso modo 30 anni fa. A questo punto vi do una piccola idea di perché la fisica quantistica è strana. Molti di voi sono sicuro che non hanno studiato fisica quantistica e quindi molti di questi concetti non siete stati esposti, quindi vi racconto un po' di storia. Questo esperimento è l'esperimento della doppia fenditura di fatto da Thomas Young nel 1803, che ha dimostrato definitivamente che la luce era un fenomeno ondulatorio, perché fino allora c'era un po' di dubbio se potesse anche essere un fenomeno corpuscolare. L'idea è di mandare un fascio di luce attraverso uno schermo che ha due fenditure, 1 e 2. Questa luce si propaga poi dall'altra parte della fenditura, dove ciascuna fenditura diventa come sorgente di una nuova onda. Queste onde però poi interferiscono e sullo schermo si vedono delle bande chiare e oscure, sono zone di interferenza costruttiva e di interferenza distruttiva. Questo dimostra chiaramente che la luce è un fenomeno ondulatorio. Se noi mandiamo delle particelle attraverso 2 fenditure, le particelle fanno due mucchi in corrispondenza alle fenditure. Quindi questo è quello che si aspetterebbe se uno ha particelle, sulla base della fisica classica. Se invece mandiamo degli elettroni attraverso 2 fenditure, quello che scopriamo è che gli elettroni interferiscono e creano un pattern di interferenza, come fatto vedere qui. E questo è straordinario, ma come può essere una particella creare interferenza? Ma c'è di più, perché se mandiamo un elettrone alla volta, vediamo che dopo 8 elettroni, vediamo che gli elettroni, ogni punto di luce è un elettrone rilevato da un rilevatore, ecco che gli elettroni arrivano a punti casuali, dopo un centinaio di elettroni non si capisce ancora niente, sembra un caos. Dopo migliaia di elettroni si comincia a vedere che non è più una distribuzione uniforme, e dopo centinaia di migliaia di fotoni ecco che si crea delle bande chiare e oscure, indicando che i fotoni interferiscono. Cioè ciascun fotone passa per queste 2 fenditure, sembra che passi un fotone, quindi una particella, scusi, un elettrone, quindi una particella, passa per tutte e 2 le fenditure. Ma com'è possibile che una particella passi per tutte e 2 le fenditure? La realtà della fisica quantistica è che non si può dire nulla di una particella finché non si misura. Solo quando la si misura si scopre che natura aveva. Quindi nel caso di 2 fenditure aperte si scopre che l'elettrone ha una natura ondulatoria ed è rilevata dal fatto che c'è interferenza. Quindi, ma allora dove esiste l'elettrone? Certamente non si può dire che esista da nessuna parte. Sembra che esista, a quel punto, in qualche spazio che è al di fuori dello spazio-tempo. In ogni caso non si può dire niente, perché se crediamo alle formule della fisica, dobbiamo soltanto fare la misura finale e dire non sappiamo nulla di quello che succede tra l'inizio dell'esperimento e la rilevazione finale. Una proprietà ancora più straordinaria della fisica quantistica è quello che si chiama entanglement. L'entanglement vuol dire che particelle possono avere una proprietà in comune. Per esempio, vediamo qui un fotone che passa attraverso un cristallo non lineare, può produrre 2 fotoni di frequenza metà del fotone di partenza, che però sono entangled, cioè un fotone ha polarizzazione verticale, un altro fotone ha polarizzazione orizzontale, e mantengono questa relazione. Questi 2 fotoni sono correlati. Quando uno misura un fotone e trova che la polarizzazione è verticale, l'altro automaticamente assumerà la polarizzazione orizzontale. Quindi, non solo, ma questo avviene istantaneamente. Quindi se abbiamo messo un fotone sulla Luna e l'altro sulla Terra, nel momento in cui noi misuriamo un fotone sulla Terra e troviamo polarizzazione orizzontale, l'altro immediatamente acquisterà la polarizzazione verticale, istantaneamente, non dopo mezzo secondo come ci vorrebbe per se ci fosse una trasmissione di informazione a velocità della luce. Però questo fenomeno non può essere usato per trasmettere informazione con velocità più forte della luce. È una correlazione che esiste, è come se questi fotoni, quando non esistessero ancora nello spazio-tempo, fino a che non sono misurati. Quindi l'esistenza di questi stati entangle fu messa in evidenza da Einstein per la prima volta con il famoso EPR, Einstein-Podolsky-Rosen paradox, nel 1935, in cui lui ha usato l'idea di questi sistemi entanglement per dimostrare che la teoria quantistica non era una teoria completa, perché lui insisteva che Dio non può giocare a dadi con il mondo e quindi non accettava l'indeterminismo della meccanica quantistica e ha cercato tutta la sua vita a trovare un modo in cui la fisica quantistica non poteva essere valida. Non c'è mai riuscito e infatti nel 1984 più o meno hanno dimostrato che questo paradosso di Einstein in realtà non era un paradosso per niente, questo è come si comporta la realtà. Questo implica la non località dell'universo, è come se lo spazio-tempo non esistesse per le particelle che sono entangle. E significa anche che il tutto non può nemmeno, in linea di principio, essere completamente conosciuto, perché noi non possiamo sapere le interazioni che avvengono, dove particelle entangle si trovano poi dopo nello spazio, per cui ci sono certe relazioni che non potremo mai conoscere e quindi il determinismo è completamente fuori. L'esperimento della scelta ritardata è un esperimento ancora più straordinario, è un esperimento mentale che John Wheeler, un famoso fisico di Princeton, ha pensato nel 1978 e l'esperimento fu condotto quasi 20 anni dopo da Vincent Jacques e provò la congettura di Wheeler e dimostra che la nostra intuizione sulla natura della realtà è veramente falsa. Ve lo descrivo un attimo, perché è molto interessante. Dunque, immaginate un fotone che passa per un divisore di fascio. Questo è uno specchio che è semi-argentato, quindi metà della luce passa attraverso questo divisore di fascio e l'altra metà viene riflessa. C'è uno specchio, quindi la luce che passa di qui arriva, si sposta su due percorsi, percorso 1 e percorso 2. C'è uno specchio anche qui, quindi il percorso 2 viene riflesso nello specchio e qui c'è un divisore di fascio che può essere messo o tolto rapidissimamente. Quindi immaginiamo per un momento cosa succede se abbiamo questo divisore di fascio inserito. Mandiamo un fascio di fotoni, se le dimensioni di questo interferometro sono appropriate, ecco che possiamo far sì che su questo divisore di fascio le due onde, in questo caso il fotone si comporta come onda, interferiscono positivamente e verranno rilevati dal detector che è verticale e non si vedrà niente nel detector orizzontale. Adesso immaginiamo che mandiamo un fotone alla volta. Finora vi ho descritto quello che succede se mandiamo un fascio di fotoni. Adesso le mandiamo un fotone alla volta. Mandiamo un fotone, nel primo esperimento c'è questo divisore di fascio, il fotone arriva, non sappiamo se va per il percorso 2 o il percorso 1, interferisce e crea, e il detector dimostra che il fotone arriva a questo sensore verticale. Ogni fotone che mandiamo arriva fino a qua. Quindi abbiamo dimostrato che il fotone in realtà passa per tutti e due i percorsi, è come un fotone che passa per due fenditure separate. Va bene? E fa interferenza. Adesso immaginiamo che dopo aver mandato il fotone e dopo che il fotone è passato per questo primo divisore di fascio, il fotone è a metà strada, noi togliamo questo divisore di fascio rapidamente, va bene? Quindi cambiamo l'esperimento. In questo caso, va bene, possiamo sapere se il fotone passa per il percorso 1 e il percorso 2, perché non essendoci questo divisore di fascio dove il fotone interferisce con se stesso, avremmo il detector superiore oppure il detector inferiore che ci dice, orizzontale oppure quello verticale, che ci dice che percorso ha fatto il fotone. Se questo detector fa click, vuol dire che il percorso è stato percorso 1. Se invece il detector superiore fa click, è il percorso 2. Ecco che una volta che abbiamo cambiato idea dopo che il fotone è passato per il divisore di fascio, scopriamo che il detector, che il fotone arriva o a questo detector o a quello. Man mano che noi mandiamo, vediamo che il 50% dei fotoni che mandiamo arrivano al detector orizzontale e il 50% al detector verticale. Se invece mandiamo dei fotoni, va bene, attraverso questo fascio e poi, quando sono a metà strada, ritorniamo il divisore di fascio, rimettiamo il divisore di fascio come era prima, tutti i fotoni arrivano al detector verticale. Quindi è come se potessimo cambiare una cosa dopo che è già successa. Uè, ma com'è possibile una cosa del genere? Quindi questa è la stranezza della fisica quantistica, e ci dice che in realtà il fotone non possiamo dire niente del fotone, cioè ci raccontiamo una storiella noi, non può essere così, perché ovviamente il fotone si comporta seguendo quella che poi è una decisione fatta dopo, quindi per qualche ragione come spieghiamo a noi stessi il fenomeno è una storia, non corrisponde alla realtà fisica. Un'altra cosa importantissima è il teorema di incompletezza di Gödel, che fu scoperto nel 1931 da Gödel, il quale scopre che tutte le formulazioni assiomatiche coerenti della teoria dei numeri includono proposizioni indecidibili. In altre parole, non tutte le affermazioni del linguaggio della teoria dei numeri possono essere provate o confutate. In altre parole, la matematica non è completa. Si pensava col positivismo logico che la matematica era completa, dava la verità assoluta, invece il teorema di Gödel ci dice che in una teoria assiomatica qualsiasi, purché sia sufficientemente complessa, c'è un'infinità di affermazioni che noi possiamo fare che sono indecidibili. Quindi anche la matematica ha un orizzonte epistemologico, un event horizon epistemologico. Non ci dà tutte le risposte, ci sono risposte che non sono decidibili. Il teorema di Turing porta un altro passo avanti su questa indecidibilità, e poi scopriamo un po' più avanti che sistemi non lineari e ricorsivi possono avere un comportamento caotico, quindi nemmeno il determinismo che pensavamo fosse valido nel caso della meccanica di Newton, non vale nemmeno per i sistemi, non vale nemmeno lì, perché una grandissima parte dei sistemi reali sono non lineari, e quindi quando un sistema non è lineare può avere un comportamento caotico, il che vuol dire che il comportamento di questo sistema dipende in maniera esponenziale con la precisione con cui possiamo conoscere le condizioni iniziali. Siccome le condizioni iniziali sono limitate in precisione dal principio di Heisenberg, che è l'indeterminismo di Heisenberg, ecco che noi possiamo avere sistemi anche meccanici che si comporteranno nel futuro in maniera imprevedibile. Quindi qualsiasi teoria matematica della realtà fisica è solo un modello valido entro certi limiti. Quindi non c'è più questa visione del mondo dove tutto è chiaro e decidibile, deterministico e così via. Quindi la nuova visione del mondo è che tutte le proprietà, sia delle particelle e sia dei campi, sono granulari. La natura non è continua, ma discreta. C'è un limite alla divisibilità che si estende anche allo spazio-tempo. Infatti le nuove teorie che cercano di unificare la relatività generale e la meccanica quantistica hanno alla base l'idea che lo spazio e il tempo non sono divisibili continuamente, c'è un limite fisico allo spazio e al tempo. Lo spazio e il tempo sono anch'essi granulari. Le particelle elementari appaiono nello spazio-tempo soltanto nel momento in cui interagiscono con altre particelle. In altre parole, l'esistenza nello spazio-tempo è una proprietà relazionale. Dipende da... Finché non c'è un'interazione, non si può dire nulla e non esistono nemmeno nello spazio-tempo queste particelle. Un sistema esiste in sovrapposizione di stati e quando si fa una misura, che è un'interazione tra un sistema e un altro sistema, l'altro sistema è il rilevatore o il misuratore, o lo strumento, il sistema si manifesta in uno stato, mentre quando esiste in sovrapposizione, quindi molte possibilità esistono contemporaneamente, sono in sovrapposizione, si dice, però quando si fa la misura, si misura una sola attualità, una singola attualità. Non possiamo predire dove una particella apparirà. L'indeterminismo è una proprietà fondamentale della natura. L'avete visto in quelle foto dove si passavano questi elettroni per una doppia fenditura, uno alla volta, e arrivavano in maniera caotica sullo schermo. Però dopo centinaia di migliaia avete visto che si creava questo pattern di interferenza molto preciso, che è calcolabile dalla fisica quantistica. Però la fisica quantistica non può dire dove arriva ciascuna particella, quella è indeterminata. Le particelle non sono soggette a forze, come si pensavano le forze nel passato, ma le forze emergono dall'interazione di queste particelle che si scambiano questi bosoni. Quindi scambiandoci questi bosoni, le particelle si comportano come se fossero soggette a delle forze. Quindi anche la forza non è più come la si pensava nella meccanica classica o nella fisica classica. Le proprietà tra due o più particelle che sono in tango esistono fuori dallo spazio-tempo. È come se le due particelle non fossero separate. E questa non località ha incredibili conseguenze. Per esempio, i computer quantici. Potremmo fare, già si possono fare dei piccoli computer quantici oggi, ma sono ancora 20-30 anni nel futuro, però ormai è chiaro che si possono fare, sono computer che sono molto più veloci per certe operazioni che non i computer classici. Un computer classico magari ci mette 1 milione d'anni per risolvere un problema che un computer quantico può risolvere in mezz'ora, per dire. Quindi questo usando questi principi della meccanica quantistica che dimostrano che in qualche modo si può fare calcolo non nello spazio fisico, ma in un altro spazio, perché il calcolo, cioè questo spazio dove esistono le particelle prima che siano misurate, non è uno spazio fisico, va bene, non si sa bene, si parla di quantum vacuum, si parlano di altre cose, ma però non è uno spazio fisico. E però questo spazio fisico esiste perché si può fare calcolo, può essere utilizzato per fare calcoli, quindi non può essere uno spazio puramente astratto, uno spazio matematico, e di più, perché uno può fare calcoli quantici. Alla base della realtà c'è un insieme di campi che sono soggetti alle leggi della relatività generale e della fisica quantistica, tutto il resto è derivato dal loro dinamismo. L'unione della relatività generale e della fisica quantistica in un'unica teoria coerente promette di ridurre la realtà fisica ad un unico campo quantistico covariante. Questo è il programma della Quantum Loop Gravity Theory, che è la teoria che va per la maggiore oggi, e tra l'altro uno degli sviluppatori è un italiano, Carlo Rovelli, che è un fisico di Verona, che è professore a Marsiglia, all'Università di Marsiglia. La non località rivela un'interezza che non può essere spezzata in parti, quindi l'idea del riduzionismo è falsa, perché la realtà è un tutt'uno che evolve in maniera unitaria e non ci sono parti. Quindi l'idea che possiamo spezzare questa interezza in parti non è un'idea valida. Però lo dobbiamo fare per riuscire a fare i conti. Però quando lo facciamo riduciamo la realtà a una cosa che non è più realtà. Riusciamo a farla con dei trucchi matematici, però lasciamo qualcosa fuori. In realtà la realtà è più vasta di quello che possiamo modellare, che è il discorso che avevo fatto anche prima. La realtà non può essere, la totalità della realtà non può essere vista. L'impatto epistemologico è pazzesco, perché non c'è più una corrispondenza uno a uno tra ogni elemento della teoria e ogni elemento della realtà. Il determinismo non esiste, esiste soltanto come semplificazione per certi sistemi. La realtà si manifesta come un'interezza la cui esistenza è dedotta nelle sue interazioni con gli osservatori, che sono però parte della stessa realtà. Quindi il realismo locale non esiste, cioè l'idea di Einstein era che il mondo esista, che uno lo guardi o no. In realtà il mondo coevolve con l'osservazione. Quindi l'osservazione che si fa, non solo umana, ma l'osservazione di qualsiasi altro sistema, fa sì che il mondo evolva in un certo modo. Va bene, però questa evoluzione non è prevedibile, perché uno non può capire tutte le decisioni che sono fatte, non le può sapere, tutte le decisioni che sono fatte a tempo zero al futuro. In altre parole, Wheeler chiamava questa realtà un mondo partecipatorio. La non località implica che l'interezza non può, neppure in linea di principio, essere oggetto di indagine scientifica. Il riduzionismo non è possibile. In altre parole, esiste un orizzonte degli eventi epistemologico. E questo ha un impatto notevole, va bene, perché uno pensava che poteva sapere tutto del mondo, invece non è così. La fisica quantistica elimina anche la distinzione cartesiana tra mente e materia, che è inerente nella fisica classica. Secondo la fisica quantistica non c'è dualismo, esiste questo unico campo quantistico covariante, va bene, e questo campo quantistico è la sostanza che crea tutta la realtà fisica. Quindi la mente o consapevolezza può essere considerata come una proprietà fondamentale di questa interezza. Ed è qui che c'è il punto di inizio di una speculazione di cui vi parlerò dopo. Se facciamo il confronto adesso tra le visioni del mondo alla fine del XIX secolo e oggi, vi faccio vedere il grigio è quello che avevo detto prima per la fine del XIX secolo, e il nero è per la visione che esiste oggi sulla base di quello che sappiamo oggi. Quindi la realtà fisica non esiste indipendentemente dall'osservazione. Le scelte dell'osservatore determinano quali aspetti della realtà si manifestano. Viviamo quindi in un universo partecipativo, come avevo menzionato prima, frase di Wheeler, John Wheeler. La realtà per sé non può essere vista. Quindi il realismo locale non esiste, è un'approssimazione. La realtà fondamentale è una sovrapposizione di campi quantici soggetti alle leggi della relatività generale e della fisica quantistica. Le particelle elementari emergono nello spazio-tempo solo quando interagiscono con altre particelle. Non è possibile misurare variabili coniugate con precisione arbitraria, questo è il principio di Heisenberg, nemmeno in linea di principio. Quindi c'è un limite non solo alla misura, ma è un limite alla nostra conoscenza. In altre parole, la realtà, la vera realtà, è velata. Non possiamo assolutamente penetrare il velo che copre gran parte di questa realtà. Spazio e tempo non sono indipendenti e assoluti, ma relativi al moto dell'osservatore. La simultaneità degli eventi è relativa all'osservatore. Uno dice, ah, questo succede prima di quello, l'altro osservatore dice, no, io ho visto l'opposto. Quindi anche il principio di causalità viene ad essere impattato dalla geometria dello spazio-tempo. la geometria dello spazio-tempo che dipende dalla massa che è presente. In altre parole, lo spazio-tempo è curvo, non viviamo più in un universo dove la geometria dello spazio è euclidea, ma la geometria dello spazio dipende dalla presenza della materia. E questo spazio-tempo è il luogo dei campi quantici. Ci sono 4 forze fondamentali, non 2 come si pensavano alla fine del XIX secolo. C'è azione a distanza per proprietà che sono entangle, ma non è possibile trasmettere informazione a velocità superiore a quella della luce. E le forze fondamentali sono il risultato dello scambio di bosoni, come ho detto prima. Quindi è una visione completamente diversa dalla visione della meccanica quantistica, che era molto più semplificata. Data una teoria matematica, ci sono infinite domande a cui non si potrà mai dare una risposta, nemmeno in linea di principio. Questa è la conseguenza dei vari teoremi di indeterminazione, partendo da Gödel, il teorema di Gödel. Viviamo in un universo dinamico, in espansione accelerata, che ha avuto origine 13,8 miliardi di anni fa. Quando Einstein ha sviluppato la teoria della relatività generale, ha messo una costante ad hoc, perché lui credeva che l'universo fosse statico. Quindi attorno agli anni 20, anche agli anni 20, fino a quando si è visto che l'universo sembrava in espansione, l'universo era considerato statico. In realtà l'universo è dinamico, non solo, ma è in espansione accelerata, non solo, cioè man mano che uno si sposta verso l'orizzonte, diciamo, di quello che è il visibile, l'universo visibile, l'accelerazione dell'universo, l'universo accelera, quindi la velocità aumenta e arriverà a superare addirittura la velocità della luce, perché è come se lo spazio si gonfiasse. Non solo esiste il principio di Heisenberg, ma alla base della natura della realtà c'è l'indeterminismo, quindi la natura è probabilistica, e il determinismo è un'approssimazione valida solo in certe situazioni. La realtà è un'interezza dove non ci sono parti separate, pertanto il riduzionismo non è possibile. Il tutto è più della somma delle parti, quindi l'idea del riduzionismo dove uno prende un sistema, lo divide in parti e poi vede come le parti interagiscono e ricostruisce in un certo senso il modello del sistema, è valido soltanto per certi sistemi, per esempio sistemi meccanici fatti di moltissime particelle, dove vale la meccanica statistica. Molti dogmi legati all'evoluzionismo sono crollati. Per esempio, già 30-40 anni fa si pensava che l'epigenetica non esistesse, cioè che non fosse possibile cambiare l'espressione del DNA sulla base di fattori ambientali, invece è possibile farlo. Si pensava che solo la competizione avesse importanza nell'evoluzione della specie, invece si sta scoprendo che la collaborazione è altrettanto importante, e il fatto che siano solo variazioni casuali a creare evoluzione è sempre stato messo in discussione sulla base proprio del tempo che ci vorrebbe per riuscire a evolvere delle specie. Il dualismo cartesiano non è stato ancora completamente superato, perché se uno crede nella fisica, ma anche crede nel mondo dei sentimenti, in Dio, eccetera, deve prendere una posizione dualista. Però il materialismo nel frattempo è avanzato, anche se ancora, come ho già accennato, seria opposizione. Malgrado l'enorme progresso fatto dalla biologia molecolare e dalla neuroscienza, la comprensione riguardo alla natura della vita e la natura della consapevolezza è elusiva. Più impariamo e più complesso e ricco il mondo diventa, e più si allontanano le risposte fondamentali che cercavamo di rispondere. Nondimeno, l'idea che la scienza potrà dare tutte le risposte senza richiedere nuova fisica persiste, benché, come avete visto già, 100 anni dopo la visione del mondo della fisica, informata dalla fisica, è completamente diversa dalla visione del mondo di 100 anni fa. Quindi è ovvio che la visione del mondo fra 100 anni sarà molto diversa dalla visione del mondo che abbiamo oggi. L'idea che sappiamo tutto oggi è un'idea falsa. In aggiunta abbiamo scoperto una realtà infinitamente più ricca e complessa di quanto ci si immaginava. La cosmologia contemporanea, per esempio, ha rivelato un universo molto più vasto di prima e incredibilmente ricco di fenomeni nuovi, per esempio lo spazio-tempo curvo, ma per esempio all'inizio, fino agli anni 20 e 30, non si sapeva che c'erano molte galassie, si chiamavano nebulose le galassie, si pensava fossero nubi di gas, e poi si è scoperto con strumenti migliori che in realtà erano intere galassie, ciascuna galassia in media un certo miliardi di sistemi solari, e ci sono circa 100 miliardi di galassie nel mondo a cui abbiamo accesso. Il Big Bang è una novità completa, che è un'idea che è stata sviluppata negli ultimi 40-50 anni. I buchi neri sono predetti dalla relatività generale di Einstein, però anche quelli non si credeva che esistessero fino a 30 anni fa, non ne si era sicuri. L'espansione accelerata dell'universo addirittura è una cosa degli ultimi 15 anni, e si è scoperto che c'è materia oscura, cioè una materia che non interagisce con la materia normale e che rappresenta il 25% più o meno della materia che esiste nell'universo, e l'energia oscura, che è l'energia necessaria perché l'universo si espanda in maniera accelerata. Quindi nel giro di 30 anni abbiamo scoperto che la materia e l'energia che conoscevamo prima rappresenta un po' meno del 5% della materia e energia che esiste nell'universo. Quindi in 30 anni abbiamo scoperto che quello che pensavamo fosse tutto quello che esisteva rappresenta solo un 4,8% più o meno. La biologia e la medicina hanno fatto passi da gigante, a partire dalla scoperta del DNA, la biologia molecolare, la genomica, la biotecnologia, eccetera, eccetera. E la rivoluzione informatica ci ha dato non solo dispositivi e servizi nuovi che stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere, ma ha anche portato in primo piano la natura fondamentale dell'informazione, della natura della realtà. Questi erano concetti assolutamente non noti. Diciamo che l'idea di informazione nasce da Shannon negli anni 40, e l'informazione prende sempre più piede proprio come struttura fondamentale della realtà, tanto che John Wheeler ha coniato la parola it from bit, che vuol dire la cosa che deriva dall'informazione. Quindi l'informazione è vista nella visione di Wheeler come aspetto primario della realtà. E poi l'esplorazione dello spazio ha aperto nuovi orizzonti. Però manca qualcosa. Malgrado l'incredibile progresso fatto dalla scienza e dalla tecnologia, non abbiamo ancora risposte adeguate a molte domande fondamentali. 80 anni di enormi sforzi intellettuali non hanno ancora portato all'unificazione della relatività generale con la fisica quantistica, malgrado migliaia di fisici abbiano lavorato intensamente con grandissima intelligenza e grandissima diligenza. La natura della vita e la natura della consapevolezza rimangono misteriose. Pensiamo di capire la natura della vita, perché i grandi progressi fatti, per esempio con la biologia molecolare, ma in realtà ci sono cose molto, molto profonde che ci eludono. La nostra esperienza è che esiste un mondo interno e un mondo esterno. Questa è contraddetta dalla posizione della scienza, dove esiste solo il mondo esterno. Il mondo interno è considerato un epifenomeno, perché si parte dall'idea che tutto quello che esiste è materia, materia-energia, e quindi per definizione il mondo interno deve essere un epifenomeno. Il nostro senso che la vita e l'universo abbiano uno scopo e un significato è contraddetto dalla posizione della scienza che scopo e significato sono concetti umani irrilevanti nella scala cosmica. c'è un senso di smarrimento di fronte ad una scienza che ci porta sempre più lontani dalla dimensione umana, dai sentimenti e dai valori umani. Allora, com'è possibile riconciliare questo? Dobbiamo rivedere i presupposti. Ma è vero che l'universo è una macchina e noi siamo macchine? Ma è vero che la vita può essere spiegata completamente dal modello palla e bastone della biologia molecolare? Ma è vero che la consapevolezza è una proprietà emergente dal funzionamento del cervello, è come il software che gira nel cervello? Io amo la scienza e credo che solo la scienza ha la metodologia che ci permette di dare risposte attendibili ai nostri quesiti, un passo alla volta. Ma spesso la scienza è accecata e rallentata da presupposti che sono impliciti ma non veri, anche se ragionevoli. Spesso anche lo scienziato è riluttante ad accettare le conseguenze delle nuove scoperte che contraddicono la visione classica del mondo, perché la visione classica del mondo è quella che ci sembra naturale. Uno dei presupposti più importanti è l'idea che si possa spiegare completamente il comportamento di un sistema complesso sulla base solamente delle proprietà delle sue parti. Ho detto prima che non esistono parti. Nel campo quantico covariante non ci sono parti, è una totalità che evolve in maniera unitaria. La realtà fisica è creata dalle interazioni tra particelle descritte dai campi quantistici. Siccome le particelle non sono separabili dal resto dell'universo, una qualsiasi particella è influenzata dal campo e a sua volta influenza il campo. A livello del campo quantistico esiste quindi feed forward and feedback, cioè il campo quantistico genera la particella, ma la particella fa feedback nel campo quantistico, e questo è una cosa importantissima che viene generalmente trascurata. Quando consideriamo livelli gerarchici, assumiamo che il livello di interesse, chiamiamolo LN, sia creato dall'interazione delle parti del livello sottostante, ma non consideriamo come l'attività di LN abbia impatto sull'attività del livello inferiore. Questa idea ci fa trascurare il canale di feedback che esiste tra il livello di interesse e tutti i livelli sottostanti, che a loro volta possono avere un impatto al livello LN. Questa è una semplificazione, e siccome piccoli impatti possono essere amplificati in maniera pazzesca dai sistemi non lineari, sistemi caotici, ecco che ci illudiamo di saper predire il futuro. Facciamo delle previsioni che sono verificabili, però sono verificabili solo a tempi brevi. A tempi lunghi le cose possono cambiare in maniera imprevedibile. A questo punto le prime due parti sono finite. Apro la discussione per un 10-15 minuti, poi dopo vi parlerò sulla natura della consapevolezza, che è la parte nuova, la parte più, diciamo, anche discutibile e più speculativa, e poi avremo un'altra sessione di domande e risposte alla fine di questa seconda parte, che sarà circa 20 minuti, 30 minuti. Buonasera, grazie innanzitutto. Mi viene in mente una riflessione molto banale, cioè proprio parlando terra a terra, che in fondo questo muro, diciamo, avrebbe potuto essere fatto nello stesso modo 2000 anni fa o 1000 anni fa, però oggi lo vediamo in maniera completamente diversa. 2000 anni fa come una mescola di 4 principi elementari che potevano essere terra, fuoco, acqua, eccetera, adesso poi come un insieme di atomi, adesso come un campo di forze, mi pare, che ha. Mi viene il dubbio se il muro è sempre lo stesso, non sono cambiato io. Cioè queste speculazioni mi sembrano molto molto simili a quelle dei filosofi e dei teologi, che in questi secoli mi fa pensare se non sia l'uomo adesso che osserva, che prima vedeva tutto determinato e fisso, adesso vede tutto indeterminato e liquido, si dice oggi. soft, come dire, cioè se, non so se mi sono spiegato. Sì, sì, prima di tutto non sono speculazioni, quello che ho detto, parlo di scienza, io, le speculazioni le faccio dopo, adesso sto parlando di scienza, soltanto che la visione del mondo che ho descritto della meccanica quantistica è una visione del mondo dell'estremamente piccolo, a livello, alla nostra scala, i fenomeni che noi vediamo sono fenomeni statistici, dovuti all'interazione di numeri astronomici di particelle. Un centimetro cubo di materia ha qualcosa come 10 alla 23 atomi, quindi parliamo di quantità astronomiche, no? Ecco, a livello dove esistiamo noi, diciamo, le proprietà sono tutte proprietà di medie di interazione di queste parti. Però è importante capire come funziona il mondo a livello delle particelle elementari, perché quello ci dà la misura di quello che è possibile. E oggi stiamo già controllando, possiamo fare esperimenti in particelle elementari e quindi certi cambiamenti di queste particelle elementari, certi affetti di queste particelle elementari, poi dopo possono essere messi e utilizzati per esempio nei computer quantici. Quindi parliamo di una realtà altro che speculativa, una realtà vera che ci dà una misura di quanto complesso sia il mondo. Prego. A questo punto il pensiero che cos'è? È un'illusione? Visto che ha creato tutto quello che tu hai detto in questo momento, cosa possiamo dire del pensiero? È una domanda che è superiore a quella della luce, perché in un attimo io posso percorrere l'universo e non c'è nessuno che mi può battere. Però allora dico, che cos'è questo pensiero? Possiamo definirlo? Cioè, bisogna che definiamo pure, come definiamo nella matematica i suoi parametri, bisogna definire il pensiero. Non ho ancora parlato di consapevolezza, il pensiero è un aspetto della consapevolezza, no, ne parlerò dopo, e certamente è una domanda appropriata, certo. Allora, dato che quello che noi conosciamo del mondo è in relazione a come noi lo osserviamo, in teoria sarebbe possibile che il mondo descritto anche dalla fisica quantistica sia in realtà, e dato che la realtà ultima, diciamo così, noi non la conosciamo, sia una realtà soltanto un'ipotesi e che le nostre menti avrebbero potuto creare un mondo alternativo diverso da quello che ha creato la fisica quantistica? Anche questa domanda la risponderò dopo, perché, sì, perché richiede che spieghi un po' meglio cosa sia la mente, la consapevolezza, eccetera, perlomeno la mia visione di questo. Poi dopo, quindi, se questa domanda rimane, me la rifaccia e va bene. Volevo anzitutto complimentarmi perché sei riuscito in così poco tempo a fare una bellissima sintesi sia della fisica contemporanea che anche dell'astrofisica. Allora, quello che mi sembra di poter dire è che noi facciamo una rappresentazione di alcuni settori della realtà e in questo ci serve anche la matematica, perché per esempio quando parliamo di particella o di onda facciamo riferimento a quello che abbiamo imparato dalla fisica classica. Invece forse bisognerebbe inventare un'altra parola per qualcosa che non è né particella né onda, esatto, ma tutti e due gli aspetti. Esatto, sì, sono d'accordo. Allora, per esempio, neanche la meccanica quantistica è una teoria fondamentale, perché se fosse veramente una descrizione completa della realtà, allora da questa, per approssimazioni, si potrebbe arrivare alla fisica classica, che sappiamo che vale in un certo ambiente. Sì. Allora, com'è possibile da una teoria in cui c'è l'indeterminazione, in cui insomma, ci sono tutti quei fenomeni, sì, che hai descritto, arrivare invece alla meccanica quantistica in cui tutto è determinato, la fisica spaziale lancia vicino ai piccoli meteoriti dei veicoli spaziali. Allora, come si fa a passare dall'uno all'altro? Non so se hai qualche... No, certo, perché certo. So che ci sono vari tentativi, ma nessuno sì. È definitivo. Sì. Beh, diciamo che la fisica classica è contenuta come approssimazione della fisica quantistica quando ci sono sistemi con grandi numeri di particelle. Allora a quel punto uno arriva a F = ma, va bene, sulla base della fisica quantistica come un'approssimazione, però siccome si parla di numeri enormi di particelle questa approssimazione è quasi perfetta, però c'è quest'altro aspetto, l'aspetto che noi calcoliamo sistemi, va bene, sistemi meccanici classici, li calcoliamo e prevediamo tempi relativamente brevi, mentre per esempio uno può fare simulazioni del sistema solare, che è un sistema caotico, e ci sono simulazioni che ho visto, va bene, dove basta un meteorita che passi in una certa posizione particolare che fa sì che due pianeti si scontrino, per esempio. E quindi basta una piccola variazione, diciamo, di questo sistema che nel tempo, magari 100 milioni di anni, fra 100 milioni di anni, cioè queste cose sono amplificate in tempi lunghi, portano a una totale imprevedibilità del sistema. Quindi diciamo che per tempi brevi e per sistemi statistici la fisica classica dà delle previsioni perfette, però alla lunga queste previsioni non sono necessariamente, non valgono per sempre.